Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale. Ragazzi miei, stasera si è conclusa una bellissima partita, finale di Coppa Italia tra Juventus-Inter. Inter che vince 4-2, partita veramente incredibile. Analizziamo questa gara da esterno, senza aver sofferto, giustamente non essendo tifoso, me la sono veramente goduta sul divano, come si dice. È stata una partita dove l'Inter è partita subito forte, dopo 6 minuti va in vantaggio con Barella, con un gran gol da fuori area, ma la pecca difensiva della Juve è veramente enorme. Non può una difesa con i due centrocampisti stare tutti e 6 allineati davanti alla porta e attendendo Barella che prende palla, si accentra, fa un gran tiro e un gran gol. 1-0 per l'Inter. L'Inter poi, a mio avviso, fa un grosso errore. Dopo il gol del vantaggio, si ritira e sta troppo dietro, attende troppo la Juve. La Juve che poi va in conclusione con Vlahovic, un grande intervento, a mio parere, di Handanovic. E il primo tempo si chiude così. Nella ripresa, la Juve parte veramente forte. 1-2, 50esimo, 52esimo, Alessandro su un piccolo errore di Handanovic, dico piccolo perché aveva la visuale coperta, quindi dare errore pa per Handanovic secondo me è sbagliato. Comunque 1-1, subito dopo bella azione, Morata per Dybala, Dybala lancia Vlahovic, 2-1, incredibile. Poi un rigore su Lautaro, un rigore, diciamo, c'è stato un contatto in area, Lautaro non riesce a calciare, l'arbitro da rigore 2-2, partita che va ai supplementari. Supplementari, sempre De Ligt, dopo il primo rigore fa la seconda stronzata della serata e la seconda stronzata della serata costa il 3-2 su rigore di Perisic. Quindi, giustamente, l'Inter addirittura va sul 3-2. Poi l'Inter trova subito il 4-2 con Perisic, quindi chiude il discorso. A mio parere su Vlahovic, nello scadere del primo tempo supplementare, c'era rigore, il calcio sul piede è netto, quello è calcio di rigore tutta la vita, parlo d'esterno, quindi a me non tocca nulla, non me ne frega un cazzo. Parliamo proprio chiari, eh? Ancora qualcuno, tu prendi le parti, parlo di calcio, parlo di partita, parlo di interventi. Quello su Vlahovic è calcio di rigore. Quindi la Juve, leader rigore, deve segnare, ovvio, però intanto la possibilità di andare sul 4-3 è l'ultimo quarto d'ora da giocare, mettere ancora più viva la gara. Però non fa niente, l'Inter ha vinto meritatamente, ha vinto giustamente, ha fatto più gol, quindi l'Inter merita questa Coppa Italia, l'Inter carica dopo questa partita. Sicuramente questa è una carica che darà anche al campionato per la trasferta di Cagliari, perché adesso moralmente l'Inter è forte, mentalmente hanno vinto questo trofeo, quindi andranno a Cagliari con tutte le forze. È vero che hanno giocato 120 minuti, magari quei minuti si possono far sentire. Il Cagliari è una squadra che o vince o va in Serie B, parliamoci chiaro, è terz'ultima. Il Cagliari o vince o va in Serie B, quindi non ha tante chance. Quindi la partita di Cagliari sarà una partita molto difficile, dove il Cagliari darà tutto, l'Inter ovviamente darà tutto dopo questa partita di Coppa Italia, vorrà vincere e attendere e cercare il sorpasso al Milan, giustamente. Noi non dobbiamo pensare a nessuno, come ho sempre detto io, noi dobbiamo pensare a noi stessi, battiamo l'Atalanta e a noi del resto non ce ne frega un cazzo. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, clic clic clic, Instagram, clic clic clic, Facebook, Milan e basta, tutto maiuscolo, clic clic clic. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio, buonanotte e sempre forza, vecchio cuore, rosso nero.